ragazzi, Pietro Custo vi saluti. Ragazzi, come vedete, sono in una nuova top. Prima di iniziare questa top, cioè top 10 giochi più belli al mondo, più usati del 2015, 2016, 2017, perché ho deciso al mondo di sempre, quindi non solo del 2017. Vorrei salutare il mio amico Lorenzo Anfora, che viene a Camposolare con me, con cui ho creato insieme a un altro mio amico Alessandro De Rienzo, ho creato un gruppo Smitsol. Infatti lui su YouTube si chiama Smizzo, quindi iscrivetevi al suo canale, lascerò o il link in descrizione o nei commenti. Iniziamo. Primo è Pokémon Sole e Luna, sono diviso in due videogiochi RPG della serie Pokémon per Nintendo 2DS e 3DS. Secondo Pokémon Go è un videogioco di tipo free to play basato sulla realtà aumentata e geolocalizzato con GPS, sviluppato da Niantic per i sistemi operativi mobili iOS e Android, creato con la collaborazione di Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo. È uscita la nuova versione, cioè a giorni, non so quando, ma uscirà una nuova versione 0.690, quindi scaricatela tutti. 3. Minecraft è un videogioco di tipo sandbox originariamente creato e sviluppato dal programma svedese Marcus Persson, successivamente sviluppato e pubblicato dalla Mojang e dal co-sviluppatore Jens Bergensen, e successivamente testato da Carmel, non lo so, e Mectul Snapshot. La versione alfa è stata rilasciata ufficialmente per PC il 17 maggio 2009, mentre la versione completa è stata pubblicata il 18 novembre 2011. Con il passare del tempo, Minecraft è stato pubblicato su vari dispositivi, tra cui le versioni per console che vengono sviluppate da Mojang in collaborazione con 4G Studio. Si sono fatti molti aggiornamenti qui su Minecraft. Quarto, FIFA 17, un videogioco di calcio pubblicato da Electronic Arts il 17 settembre 2016 in Nord America. Il 29 settembre il gioco è stato disponibile per PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC e Windows 10 mobile. Quinto è Clash Royale, un videogioco sviluppato dall'azienda finlandese Supercell e pubblicato inizialmente il 4 gennaio 2016 solo per dispositivi e soltanto in alcuni paesi, mentre ad aprile sempre 2016 è stato rilasciato in tutto il mondo. Sesto, Watch Dogs 2 è un videogioco action open world con elementi stealth, sviluppato da Ubisoft Montreal e pubblicato da Ubisoft il 15 novembre 2016 per PlayStation 4, Xbox One, e il 29 novembre 2016 per Microsoft Windows. Aspettate, ragazzi. Settimo, Dark Souls 3 è un videogioco di ruolo azione fantasy sviluppato da From Software e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. 8. Final Fantasy XV, un videogioco di rivelazione del 2016, sviluppato e prodotto da Square Enix per il PlayStation 4 e Xbox One. 9. Life is Strange, un'avventura grafica a episodi sviluppata dalla Dontnod, sempre Entertainment, e pubblicata dalla Square Enix. Il gioco si divide in 5 episodi, di cui il primo è stato pubblicato il 30 gennaio 2015. Questo è molto vecchio, infatti è del 2015, però si è giocato nel 2016, quindi non si è questa top. Ultimo è Uncharted 4, Fine di un ladro, un videogioco action adventure del 2016 sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Computer Entertainment per PlayStation 4. Niente, ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Iscrivetevi al canale del mio amico, che lascio o in descrizione o nei commenti. Noi al prossimo video, e smizzo e bella.